L'estate è ormai alle spalle. In questi mesi, in compagnia di On the Evolution of Sport, abbiamo trascorso diverse settimane sulla Riviera Romagnola. Sulle spiagge di Cesenatico, ad esempio, abbiamo incontrato Michela Latignotti e Francesca Micheletto che ci hanno raccontato il beach volley. Ci siamo poi trasferiti a Ravenna, nella scuola di wakeboard di Gianluca Lucchi. Ma in questo nostro viaggio non abbiamo però parlato dello sport forse più conosciuto da praticare in spiaggia, il beach tennis. Perché il più conosciuto? Beh, chi di noi non ha giocato almeno una volta con un paio di racchettoni di legno su un bagnasciuga in riva al mare? Il beach tennis ha origine sulle spiagge della Romagna intorno agli anni 70. L'idea fu di alcuni bagnanti che intuirono la possibilità di giocare a racchettoni sui campi per il beach volley. I primi passi di questo sport sono segnati dai tornei amatoriali organizzati nei vari stabilimenti balneari. Ovviamente erano partite con caratteristiche diverse da luogo a luogo, perché non erano ancora presenti delle regole univoche. Fu solo nel 1996 che nacque il vero beach tennis, grazie proprio all'introduzione di regole ben precise, come le dimensioni del campo e l'altezza della rete. Le regole, a parte qualche piccola variazione, sono quelle del tennis, compreso il punteggio. I colpi sono tutti eseguiti al volo e si gioca principalmente 2 contro 2. Per imparare qualcosa di più di questo sport, siamo tornati in Romagna e abbiamo incontrato Luca Maducci e Nicola Strano, rispettivamente istruttore di beach tennis e giocatore professionista.